Vi ringrazio di essere intervenuti. L'iscrizione nel list del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO di questo nostro prezioso gioiello, che rappresenta un po' Campello, no? È piccolo, è minuto, ma è una ricchezza di dimensioni inestimabili che tutto il mondo ammira, tutto il mondo ci invidia e che da un anno a questa parte è tutelata appunto come patrimonio dell'umanità. Voglio dire, con un termine che può sembrare provocatorio, ma che in realtà, come dire, rappresenta in verità la nostra volontà di collaborare per quanto c'è possibile con, a nostra volta, con tutte le istituzioni con le quali ci interfacciamo, la Regione dell'Umbria, proponendo alla Presidente della Regione, ma anche al Presidente del Consiglio regionale, una bozza di legge regionale. È un'esperienza che già in altre regioni italiane è stata fatta, per tutelare e mettere a sistema, attraverso una serie di interventi che la legge e magari i regolamenti poi potranno sviluppare, per tutelare i beni UNESCO Umbri. Già c'è Assisi dal 2000, dal 2011 c'è Spoleto e c'è Campello. Speriamo che presto, grazie all'impegno di altre amministrazioni e della regione, questo percorso possa, come dire, arricchirsi di ulteriori beni iscritti nelle liste dell'UNESCO. E grazie anche a un'opportunità del genere, che può essere rappresentata da uno strumento normativo a tutela di questi beni, che si occupi di piani di marketing integrati, di valorizzazione, di interventi sulle infrastrutture, noi riusciamo a mettere a sistema, dentro un progetto che la Regione Umbria già porta avanti con grande efficacia, anche di promozione del territorio, anche questi beni dentro un percorso organico. Ringrazio prima di tutto le amministrazioni comunali, ora quella di Campello sul Friturno e il sindaco Pacifici, poi oggi pomeriggio saremo a Spoleto con il comune di Spoleto e il sindaco di Spoleto. Ringrazio e saluto gli amministratori dei diversi comuni italiani che hanno fatto parte di questo progetto, dell'associazione, del progetto di candidatura. Ringrazio il Ministero anche per il lavoro tecnico, scientifico, oltre quello proprio, diciamo, di tutela e di conservazione che svolge nel territorio e nella valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, comprendendo anche la fatica che in questi anni recenti il Ministero fa per il venir meno oramai di risorse finanziarie fondamentali nella tutela e conservazione, ma anche nella valorizzazione e nella fruizione di questo patrimonio. Signore e signori concittadini, colleghi sindaci, consiglieri comunali, autorità, vi ringrazio tutti per essere qui oggi per celebrare e condividere questo importante momento. Con questa cerimonia si ufficializza l'iscrizione al sito seriale Longobardi d'Italia, i luoghi del potere, nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, una scelta decretata dal Comitato dell'UNESCO nel giugno del 2011. Un anno di grande rilevanza simbolica per l'Italia, 150 anni dalla sua unità. Non vi nascondo l'emozione e l'orgoglio che provo di fronte ad un evento che giudico senz'altro tra gli avvenimenti più importanti della storia recente della nostra città. Oggi viene ufficializzato e celebrato un risultato straordinario che fa entrare di diritto la Basilica di San Salvatore e per estensione la nostra città storica tra i luoghi giudicati più importanti del pianeta, perché la World Heritage List dell'UNESCO non è soltanto una preziosa catalogazione delle meraviglie del mondo, ma è un sigillo di garanzia, capace di far concentrare gli sguardi della comunità internazionale sui nostri tesori artistici. Lavorare di squadra, non guardare alle appartenenze, ci ha fatto raggiungere questo obiettivo che noi consegniamo al Paese tenendocelo stretto, ma è anche un trasferimento di un metodo che credo sia vincente per sollevarci in un momento difficile come questo. Grazie a tutti. Stamattina, dottoressa, presentando la targa a Campello sul Friturno insieme ai rappresentanti dei 7 comuni che
hanno avuto questa iscrizione in una forma abbastanza originale, credo, per i siti UNESCO, quindi un riconoscimento che è il riconoscimento di una identità comune attraverso l'Italia. Abbiamo sottolineato che, insomma, nei siti UNESCO siamo abbastanza abituati a vedere riconosciuti grandi città storiche, importanti, siti di grandissima rilevanza nazionale e internazionale che hanno una loro immagine promozionale, anche più difficili da spiegare a quella assemblea che poi è chiamata a decidere e a deliberare. Quindi davvero c'è stato un lavoro preziosissimo, un lavoro straordinario fatto dalle amministrazioni comunali, ma anche dall'attività scientifica e di supporto, anche appassionata, anche volontaria di tante istituzioni, ma anche di tante persone. Yeah.